Presentata la terza edizione del Memorial Paolo Rossi, una manifestazione che si arricchisce ogni anno, in programma dal 5 all'8 settembre in Valdarno, il territorio dove il campione del mondo dell'82 aveva scelto di vivere. Un percorso iniziato 3 anni fa, quasi per gioco, con le squadre dove Paolo aveva militato e che adesso è arrivato a ben 20 squadre con, a livello internazionale, quindi società importanti, ragazzi giovani che sicuramente insomma, riusciranno anche a dare il meglio dal punto di vista sia tecnico sia umano, fair play, tutti i valori che poi Paolo ha sempre incarnato. Il valore e la testimonianza di ciò che ha lasciato Paolo sono universali. Sono universali in un momento poi particolare come il nostro, anche al di fuori del calcio, quindi la sua capacità di vivere uno spogliatoio, la tolleranza, la pazienza, ciò che lui ha messo in comunità insieme a dei colleghi, quindi nessuno di noi l'ha mai visto arrabbiato, nessuno di noi l'ha mai visto scostante, è sempre stato a disposizione in qualsiasi momento, quindi sono valori che nei ragazzi, negli spogliatoi, nelle scuole, ma anche negli ambienti di lavoro sono moderni, quindi quello io credo che sia il patrimonio più grande che Paolo lascia. Il torneo maschile, riservato alla categoria Under 14, vedrà sfidarsi 16 squadre, tra cui Roma, Juventus, Milan, Fiorentina, Real Madrid, Porto e Slavia Praga. I giovani calciatori scenderanno in campo negli impianti di Bucine, Montevarchi, Terranova Bracciolini e San Giovanni Valdarno. 4 comuni e 4 società calcistiche rappresentate alla conferenza stampa a Palazzo del Pegaso dai rispettivi sindaci e dai rispettivi responsabili e dirigenti. La figura di Paolo Rossi è importantissima perché quando è arrivato lui, io facevo il sindaco anche allora e quindi ha trovato l'accoglienza, ma soprattutto nel tempo è diventato un cittadino comune, tra virgolette, del comune. Quindi si trovava la mattina a far colazione dal macellaio, da tutti, quindi era veramente una persona inserita e quindi la Federica, poi sua moglie, ha continuato questa storia e il fatto di fare questo torneo, diciamo, per noi è importantissimo. Noi siamo affezionati come comunità a Paolo Rossi perché ha fatto parte del nostro territorio per tanti anni. In realtà appunto questo è il terzo anno di questo importante evento che si svolge per la terza volta anche a Montevarchi. Tra l'altro avremo l'onore di avere la finale proprio nel nostro stadio Bigliperi con la conclusione appunto di tutta la celebrazione. Un evento importante perché quest'anno le squadre raddoppiano, ci sono molte squadre straniere e anche 4 squadre femminili. Quindi un progetto importante che Federica porta avanti con tanta passione nel ricordo di un grande campione, ma che noi in Valdarno conosciamo bene, soprattutto come un grande uomo. Una delle novità di questa edizione è l'introduzione del torneo femminile, che il 7 e l'8 settembre vedrà 4 squadre femminili Under 17 confrontarsi nell'impianto di gioco di Badiagnano. A contendersi il trofeo saranno Arezzo, Vicenza, Chievo e Freedom. Siamo contenti, ovviamente non poteva mancare visto anche il mio ruolo, il femminile ci teniamo particolarmente, sarà anche questo tipo start-up, quindi un anno di lancio per il femminile, dal prossimo anno allargheremo quindi le squadre e cresceremo anche da quel punto di vista.